Quante volte di fronte a un errore che abbiamo fatto o che qualcun altro ha fatto, diciamo, beh, da questo errore io ho imparato questo, questo e quello. Di fronte al tuo errore devi cominciare ad osservarlo, comprenderlo, capire fino in fondo il perché e come rimediare, come metterti in moto verso una nuova direzione. Beh, insomma, sì, cerchiamo di fare di tutto a volte per migliorarci dentro, ma scendiamo veramente, ma veramente in profondità. Ora, la verità non ce l'ha in mano nessuno, quindi non sono qui a dire io sì che ne so, gli altri no. Assolutamente, siamo tutti qui per imparare, c'è sempre qualcosa che manca in tutto. Ma ricordati che questo video, che vorrebbe essere un video breve, ha l'intento di farti capire un meccanismo molto semplice, citato più volte, ma che ti appartiene, ci appartiene. E mi raccomando, quando una persona come te ha un insuccesso nella vita, un fallimento, un crollo talvolta, vuoi sul piano economico, vuoi sul piano sentimentale, beh, per prima cosa reagisci e non mollare mai. E a proposito di non mollare mai, io non mollo mai, che cosa? Le live. Mi raccomando, sii presente, tu che fai parte della community nezacademy.net. Beh, martedì 11 gennaio alle ore 20:45 su Zoom, tra l'altro facilissimo ad accederci. Beh, parleremo di come guadagnare attraverso l'inconscio. Avremo proprio un dialogo. Tra l'altro ci sarà anche lo spazio, mi auguro, per le domande, perché vorrei darvi quella famosa alzatina di mano per potervi esprimere e dire anche voi la vostra. Poi magari vedremo se continuare, proseguire con un altro martedì per andare ancora più in profondità e capire come venire fuori appunto da dinamiche come quelle di cui si sta parlando, di eventuale insuccesso. E mi raccomando, invece, per quanto riguarda il successo, tanto per mettere anche in equilibrio le cose, il cosiddetto sciogli karma, beh, sii gentile cliccando sul link che trovi a destra del titolo e in descrizione qui sotto, se mi stai seguendo da YouTube, o qui sopra se mi stai seguendo da Facebook. Beh, questo link, nezacademy.net/live, ti permette di entrare nella pagina dove vi è spiegato un po' quello di cui parleremo così a grandi linee nella live, e sotto c'è anche la possibilità di fare una donazione. Permettimi di poter ripagare almeno le spese. Credimi, insomma, c'è una persona che sta tutto il giorno dietro ai video e deve essere anche pagata, e anch'io, insomma, ci metto la mia. Però ecco, almeno riuscire a pagare la manodopera che vi sta dietro tutto questo lavoro. Saresti, insomma, gentile nei miei confronti. Poi vedi tu, valuta tu. Bene, torniamo a noi. Allora, si parlava di insuccessi, crolli addirittura, o situazioni sentimentali, talvolta, permettimi di dire, devastanti, che vabbè, poi passano gli anni, però uno dice: io da quella storia ho imparato, oppure ritengo di non aver ancora imparato, perché nonostante tutto mi si ripresentano sempre gli stessi casi, sempre gli stessi partners o sempre gli stessi collaboratori, per esempio, perché no, anche in queste situazioni lavorative puoi trovare, insomma, colleghi che sono STRO, il resto l'hai già capito, insomma. La prima cosa che devi prendere consapevolezza è che c'è un gesto d'amore in ogni cosa che noi facciamo. Sono due principalmente le cose, cioè ogni volta che tu compi un'azione ci sono di mezzo due cose. Una sono l'amore. L'amore, quello più profondo, quello che noi crediamo di conoscere. Quando tu abbracci la tua partner, il tuo partner, dici: Dio quanto ti amo. Ok, sì, è amore, per l'amor del cielo.
ma c'è tanta dipendenza, perché non lo ammettiamo? Ma questa dipendenza affettiva non è che tu sei nella dipendenza dal tuo partner o dalla tua partner. Io parlo di qualcosa a monte che ti spinge ad aver paura di perdere il o la partner. La paura dell'abbandono molto spesso ci fa stringere ancora più forte il partner, perché temiamo di perderlo, ma non ci rendiamo conto. E cosa c'è di male? Non c'è niente di male. Io tuttora mi sento dentro a forme grandi di dipendenza, e allora siamo umani e quindi accettiamoci per tutto questo. Però da oltre i 9.000 casi che ho trattato finora, siccome ci sono tante persone nuove, ogni tanto lo devo ripetere, più di 1.000 conferenze in 8 anni, più di 2.000 video se contiamo anche le live, beh, insomma, dopo tutto questa osservazione che ho fatto nel corso del tempo, io posso dire una cosa: noi ci facciamo carico dei sensi di colpa dei nostri antenati. Guardate che la storia delle colpe dei padri passeranno ai figli è una delle cose che dicevo l'altro mese, è una delle cose più vere che ci sia. Ma è proprio quel fatto, ti ricordi, dell'amore. Perché se tu chiedi a una persona: vuoi farti carico di questa serie di problemi della tua famiglia? Tu dici: col cavolo che io voglio, già c'ho i miei pensieri, devo averne altri, certo che no. E invece c'è l'amore, ma quello vero, quello che brilla, quello che, oh Dio, quello che ti fa, chissà che amore, poi tra l'altro è quello che descrivono quando c'è la morte, che si vede questa luce meravigliosa, questa sensazione di beatitudine, via dicendo. Quello è amore. Però noi siamo talmente tanto coinvolti da questo amore da essere coinvolti anche da quello che è il cervello rettile. Questo cervello antico è quello che si è formato nel corso di migliaia e migliaia di anni ed è pigro. È un cervello che viaggia sempre attraverso un principio che si chiama risparmio energetico. Lui deve risparmiare, deve far risparmiare il corpo da mille avventure. E lui dice, nella sua immensa pigrizia e meccanica che si ripete: guarda che tu devi sopravvivere, lotta per la sopravvivenza. Questa è dipendenza. Lotta per la sopravvivenza, perché se non appartieni al clan, la famiglia tanto per intenderci, o i gruppi che noi creiamo, tipo la nostra community, ecco, il nostro cervello rettile ci unisce tutti in una community, chi fa parte della community si sente protetto, si sente protetto. Ti senti protetta? Ti senti protetto? Io sì, io mi sento protetto. Sapete che è la verità, a proposito, quando vedo certi commenti, mica tanto belli, rarissimi, però è successo l'altro giorno che ho dovuto eliminare un video perché qualcuno si è ribellato, ma gente al di fuori della nostra community. E insomma, io ho detto: qui qualcuno prima o poi tira fuori le unghie. Però ho detto: sono talmente tanto elevati quelli della mia community, io vi considero elevati, poi per l'amor del cielo ci sarà qualche eccezione nel gruppo, ma io spero anche di no. E ho detto: qualcuno magari che si fa cogliere un po', gli impianta le unghie a questi. Ma poi erano talmente tanti i commenti un po' balordi che uno dice: ma chi me la fa fare? Cioè, devo stare qua tutto il giorno. Fabio, arrangiati tu, arrangiati tu. Però ecco, mi sento protetto, ecco, dico la sincera verità. Questo era il mio cervello rettile che andava in risparmio energetico. Beh, insomma, questo ci fa sì che il cervello rettile dà un input, quindi aiuta quella che è la discesa dei sensi di colpa di ogni genere. Ma parlando di insuccessi nella vita possono dipendere da tante cose. Io adesso faccio un esempio.
Immagina che nella tua genealogia non serve stare limitati papà, mamma e nonni, cioè noi dobbiamo andare oltre, cioè questo è troppo limitata come lettura. Certo, tu dirai, ma io non ho elementi di chissà che tipo per salire su. Attenzione che nel web ci sono dei siti molto importanti che stanno nascendo e si stanno sviluppando, dove le parrocchie stanno lasciando tutte le informazioni e scandite. Guardate che impressionante, ne parleremo uno di questi giorni. Tutto questo grazie a un centro estetico che io frequento, e insomma qualcuno di tra loro me ne ha parlato, e quindi questa possibilità di arrivare alla sesta, settima generazione ci sarà a breve, eh? Teniamoci forte, perché sta diventando universale, perché si parla di un progetto, anzi più di uno, a livello mondiale. Mamma mia, doveva essere un video breve. Vabbè, e immaginiamo che questo antenato ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. La vergogna, il senso di colpa nei confronti della moglie, dei figli, insomma tutto quello che ne segue, l'incapacità di abortire e la non volontà magari di abortire della donna ha portato alla nascita, e questo senso di colpa da qualche parte deve andare, perché quella è un'energia che fluisce un po' come il prana, solo che ha una energia di un colore diverso e di un'essenza diversa, cioè è come dire il ginepro e il fumo di una sigaretta, sono due cose diverse. Ebbene, questo fluire di energia deve andare verso un antenato che ne fa richiesta per amore, per poter appartenere alla famiglia, perché se appartiene allo sguardo di papà e mamma, e se ha lo sguardo di papà e mamma, avrà lo sguardo di papà società, mamma per esempio l'azienda dove lavori, che produce reddito, e via dicendo, la partner, il partner, insomma tante cosine. E questo senso di appartenenza fa sì che quando scende questo senso di colpa tu ti trovi in una forma di martirio vero e proprio. Martirio inteso come, anche perché noi abbiamo la cultura del martirio nella nostra storia come forma di riparazione. Ebbene, il martirio si può, diciamo così, dividere in due. Da una parte ci può essere una malattia, in questo caso specifico ci potrebbe essere un problema al fegato, ma parliamo di pancreas, oppure un problema ai reni. Re no, il padre no, cioè il padre non mi ha dato il riconoscimento. Di questo magari ne parliamo in un altro video, fatemi sapere nei commenti per piacere. Oppure per esempio un martirio attraverso un insuccesso nel campo commerciale, mancanza di liquidità, se non addirittura un crollo in termini proprio economici, e lì andiamo sul pesante, vuol dire che quella memoria si sta esaurendo attraverso la tua sofferenza. Sì, però intanto si è generato un nuovo programma e la ruota continua fino a quando tu non la fermi. Qual è il mio compito? È quello di darti una mano e di dire, ascolta, si fa così, così e colà, per riuscire a venirne fuori. Del resto c'è anche il link in descrizione, mi raccomando, individuali, lo trovi insomma qui sopra su Facebook. Poi tra l'altro ti arriva un'email una volta che hai compilato il modulo, e assieme lavoreremo su aspetti di carattere economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, rapporto con i figli, insomma manina a manina ti porto verso lo scioglimento dei blocchi, perché ho la facoltà di riconoscerli in modi tutti miei. E tornando a noi, c'è questa forma di martirio, ma questi sensi di colpa sono solo degli antenati? Certo che no, sono anche i tuoi, i nostri diciamo, ma non tanto quelli che riconosciamo come in quanto tali, cari nuovi iscritti. Più che altro sono quelli, un esempio, il senso di non ho soddisfatto le aspettative dei miei genitori. Uno dice, guarda che c'è chi dei tuoi genitori di aspettative grandi non è che ne avessero, non è che stessero lì tutto il giorno a pensare chissà cosa farà nostro figlio, ti vedevano già bravino, bravetto, bello impegnato, e per loro era sufficiente. E no, perché un giorno il papà disse, ma chissà se fosse medico, questo lo diceva mio padre, se fosse medico una bella placca con scritto dottore
produttore e via dicendo. Hai soddisfatto le aspettative? No. Vabbè, ma se lo chiedo al tuo papà, non è che gli dà tanto peso. Non gli dà peso, ma il verbo pronunciato, soprattutto un bambino che a quell'età impara 100 lingue, voglio dire, vabbè, già era un po' più cresciutello, però ecco, questo verbo veramente va a creare una specie di imprinting e tu lo segui. E questa delusione è un senso di colpa che si struttura, ma non te ne rendi conto. Qualsiasi frazione di tempo dove tu hai recato un senso non felicissimo alle persone. Noi, permettetemi che mi chiamo influencer, permettetemelo, noi influencer, ok, abbiamo un senso di responsabilità che neanche ci rendiamo conto. Perché? Perché noi lavoriamo sull'emozione degli altri, e lavorare sull'emozione degli altri significa che devi dare gioia, felicità all'altro. E gioia e felicità non significa non devo parlare dei problemi, significa parlo e cerco di dare comunque un aiuto, un sostegno e anche una prospettiva, insomma, di luce, cioè non tutto nuvoloso, uno spiraglio di luce, qualcosa dopo il tunnel che ti dice ce la posso fare e che non è illusione. Ci vuole proprio anche un aiuto concreto, ma va detto una cosa, che il tuo senso di imperfezione, ricordati questo, il senso di imperfezione è quello più nascosto, che fai anche un po' fatica da solo a volte a ritrovare, soprattutto tu a te stesso. Quello è un fattore scatenante che ti fa scendere a pioggia i sensi di colpa degli antenati. È quella la scintilla che fa scattare il meccanismo, quello più complesso, dove scendono le avventure un po' così così dei nostri antenati. Comunque guardate che gli antenati non è che sono soltanto conflitti, gli antenati sono pieni di energia. Tra l'altro, io che mi occupo di Feng Shui, ci sono queste sfere che galleggiano nelle nostre case e sono campi energetici di cui sto parlando dal 2006, che corrispondono poi a parti del nostro corpo che ne hanno altrettante di sfere, che poi non sono proprio sfere, le chiamo io così per comodità, beh, insomma, quelle vanno riconosciute, dentro ci stanno quelle con i talenti e la tua capacità di essere chiaroveggente, di essere una persona dedita al business, che ci sa fare nelle vendite e via dicendo. Insomma, non è tutto negativo. Infatti il mio compito è quello di staccare la spina dai conflitti e attaccare invece la spina ai talenti e con calma riuscire a cancellare, a sciogliere tutte queste dinamiche, questi problemi che ci stanno e che non vogliamo che passino ai discendenti. Bene, ricordati del cervello rettile. Se non ti ricordi quello che ho detto, torna indietro, così magari mi fai fare una visualizzazione in più. L'algoritmo festeggia. E ti ricordo che martedì 11 gennaio ore 20:45 siamo su Zoom. Guarda che è più facile di quello che puoi pensare. E iscriviti alla Nezza Academy. Questa piattaforma è gratuita l'iscrizione, voglio dire, hai tantissime cose. Poi adesso si sta anche un po' perfezionando graficamente, ci stiamo facendo dei lavoretti, è tutto dietro le quinte, ma ci stiamo riuscendo. E clicca, mi raccomando, di fianco sulla destra del titolo di questo video e in descrizione qui sotto su YouTube e qui sopra su Facebook il link nezzaacademy.net/live. Entri nella pagina e c'è tutto, c'è perfino la spiegazione di come si deve fare per partecipare. Se hai un cellulare iPhone, se hai un computer PC Windows, se hai un cellulare Android, se hai tutto, poi c'è pure il numero verde, insomma c'è tutto. E sii gentile, fai una donazione, ti saremo molto 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 grati, ci dà una mano. Un abbraccione grande 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 dal vostro fabionezzac.net e, come ho appena detto, nezzaacademy.net.